Attenzione, il seguente video presenta contenuti rivoltanti, è perciò sconsigliata la visione ad un pubblico facilmente impressionabile e o a persone sensibili. LOL. Potenta! Pa' ragazzi, qua Maxilo, Zumigato, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi finalmente il secondo episodio della serie Axels vs. Food. E ragazzi, ho deciso di variarlo anche solo per questo episodio perché avevo un attimo di voglia e poi non avevo tempo, o meglio, avevo in mente di caricarvi un pack opening, ma poi ho detto, madonna mia, che idea che mi è venuta! Ma se unissimo al pack opening la serie Axels vs. Food, cosa potrebbe uscire? E subito mi sono detto, ma potrebbe uscire una serie magicissima. E infatti, come potete ben vedere, ho chiesto sulla pagina Facebook che cosa appunto mi avesse consigliato di mangiare oppure di bere in questo episodio, ed erano due le cose principali. La prima era quella di mangiare prosciutto con la Nutella, ma secondo me ricordava molto il primo episodio nella quale ho mangiato tonno, pepe e Nutella. No, tonno, pepe, sale, Nutella, se non sbaglio, una cosa abbastanza ambigua, e quindi vi ho chiesto, non vi ho chiesto niente, però ero un po' più contento se sceglievate l'altra opzione, che qual era? Quella di bere. Ragazzi, cosa c'è qui dentro secondo voi? Mettete un attimo in basso nel video e scrivete cosa c'è secondo voi in questo liquido, questo qua, e poi rifate partire il video. Comunque, se non lo, se appunto se lo volete saperlo, c'è latte, aceto balsamico, arancia, zucchero. E spero, no, e spero basta, credo di sì, però mi sembra una cosa comunque abbastanza tattica lo stesso. Quindi, per il prossimo episodio si berrà, ma sarà diverso per quale aspetto? Allora, innanzitutto adesso vedrete la preparazione di tutta questa sostanza. Ed eccoci qua a preparare ciò che noi stiamo per andare a bere. Madonna, che schifo! Oh, mi sale già il vomito abbastanza. Comunque, ricapitolando, che cos'è che dovrò andare a mangiare? O meglio, in questo episodio sarà a bere. Quindi è anche un episodio abbastanza ambiguo perché è il primo episodio in cui io berrò qualcosa. E allora, dunque, una tazza di latte. Quindi, come vedete, qua abbiamo latte. Poi il limone, ma ho detto, eh no, col limone è troppo facile, il limone lo usano tutti. Quindi noi andremo ad utilizzare un po' di arancia, un po' di succo di arancia fatto in casa. Successivamente un po' di zucchero, che è veramente poco. E poi un cucchiaio di aceto, gnammete, dov'è? Aceto balsamico. Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica e andiamo a preparare questa sorta di sostanza. Io inizierei dallo zucchero. Mamma mia. Ancora un po'. Non so neanche se voi state vedendo. Speriamo di sì. Mi sposto un attimo qua. Allora, ma zucchero abbondiamo. Non vedo perché noi non potremmo abbondare. Poi io andrei a tagliare già subito un po' di arancia. Andiamo a tagliare una scorza. No, neanche. Vabbè, sì. Se taglia l'arancia, ragazzi, voglio 2 miliardi di mi piace. 1000 mila mi piace. E no, questa idea dell'arancia mi sa che è anche andata male. Trank. Trank. E andiamo a spremere la nostra arancia sul nostro composto, se possiamo così definirlo. Non so se voi state vedendo. Madonna, che schifo. Ancora, 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 ovvio. Viva tutta l'arancia. Poi un po' di aceto. Un cucchiaino. Io avrò anche un cucchiaino. E devo sapere, ragazzi, che io l'aceto lo odio, come vi avevo detto anche nel primo episodio. Quindi mi sembra una cosa anche abbastanza ambigua. Che schifo. Beh. E adesso ci manca solo il latte. Poi, madonna, che cosa può venire fuori? E andiamo a metterci un po' di latte, che è anche da aprire. Non è vero, è già aperto. Madonna, non ci credo. C'è una puzza di aceto? No. No. Oh mio Dio. Guardate un po'. Non so neanche se voi state vedendo. Speriamo di sì. Madonna, che puzza. Poi c'ho le mani tutte, andiamo a mischiare. E poi siamo pronti. No, io non so vedere, ragazzi. Io non so vedere. E poi fatto un po'. Oh mio Dio. Ragazzi, quello che qua dentro si è latte, arancia, zucchero e aceto. Oh mio Dio. E poi sarà diverso perché non farò una partita da ogni cosa subito, andrò a bere in questo caso questo miscuglio. Bensì, dato che sono le 19:02 e dovrebbe essere tecnicamente parlando uscita la nuova squadra della settimana che possiamo vedere qui, io ho detto, ma se noi andiamo a aprire ogni pacchetto? E dato che sono molto sfortunato, ho pensato, ma se ad ogni pacchetto aperto, in quel punto io non avessi trovato nulla, sarei andato a bermi
questo miscuglio, che cosa sarebbe potuto uscire? E anche qua mi sono dato sempre la solita risposta: una cosa magicissima. E quindi qual è o meglio, qual è il principio, la filosofia di questo secondo episodio? Praticamente io andrò ad aprire 10 pacchetti e in ogni pacchetto in cui troverò un giocatore che vale meno di, o meglio che o che vale meno di 50.000 crediti oppure valutato meno di 84, andrò a bermi un sorso di questo bel bicchiere, di questa bella sostanza, miscuglio, non so nemmeno come chiamarlo. Quindi, detto questo, ci sentiamo tra pochissimo e andiamo ad aprire i pacchetti. Preparatevi che, come sapete, sono molto fortunato, quindi credo che lo finiremo al più presto questo bicchiere. Si muove, ragazzi, si muove. Oddio. Allora, primo pacchetto di oggi, ragazzi, e andiamo a vederlo. Qua, come sempre, c'è qua dentro un pepe. Non c'è il pepe, c'è zucchero, aceto balsamico, arancia e latte, mamma mia! Primo pacchetto, vediamo un po'. Sì, primo pacchetto, troviamo giocatore massimo valutato 77. Quindi, cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a bere questa cosa. Mai bevuta in vita mia, credo, e credo anche nessuno di voi. Ma noi andremo a provarla. Oddio, che schifo! Ah. In caso c'è questo, perché poi un mio handicap, ma che schifo, inizia a salire l'aceto, inizia a salire l'aceto, ragazzi, perché un mio handicap, se possiamo così definire, è quello che odio l'aceto a morte, e quindi, madonna, mi sta salendo, devo iniziare un attimo a abbassare i toni, perché se continuo, oh, no, pensavo fosse Royce, ho detto, dai, che ne troviamo un altro, quindi non abbiamo ancora trovato niente. Se continuo a urlare, vomito a brevissimo. Comunque, colgo un attimo l'occasione per dirvi due piccole cose. Allora, la prima, intanto mi vado a bere questa delizia. Beh, oddio. Allora, la prima cosa è quella di, appunto, mi voglio un attimo scusare per questo, ma che schifo, questo mini periodo di inattività che sto avendo. Questo perché? Perché, ragazzi, a scuola mi sta tirando via un sacco di tempo. Ormai vado ogni giorno fino alle 4 perché ho i corsi in più, quelli ad esempio di fisica, di chimica, oppure anche dei corsi opzionali. Quindi motivo, questo è il motivo per cui non sto caricando video ogni giorno o ogni 2 giorni. E poi, seconda cosa, ragazzi, vi volevo, madonna, no, mi sta salendo, che schifo. Mi sono un attimo ripreso, ragazzi, ma che schifo. Vi volevo appunto chiedere che cosa vorreste vedere nell'episodio 3 di questa serie. Vorreste che io mangiassi qualcosa oppure che io bevessi qualcosa? Scrivetelo nei commenti, io credo di andare a scegliere il commento più votato. Però, esatto, non scrivetemi la merda di cane, perché uno me l'ha scritto su Facebook e credo sia una cosa abbastanza poco ambigua, anche che vi posso assicurare che non andrò a fare mai, a meno che io non raggiunga 100 milioni di iscritti, che è una cosa abbastanza impossibile, perché non credo che neanche ci siano 100 milioni di utenti su YouTube. Però, e noi andiamo il terzo pacchetto e non troviamo niente neanche qui. Ciò comporta che dobbiamo andare a bere un altro so. Io vomito. No, ragazzi, ma mi sa che anche ci ho messo troppo zucchero. E poi l'aceto si sente dopo, quindi l'arancia, no. Madonna, che schifo, l'aceto mi fa schizzare male, mi fa schizzare male l'aceto. Però, come vedete qua, ho un nostro amico, non mi ricordo il nome, sto delirando, mi sta facendo delirare. E io andrei a aprire questo altro pacchetto. Ho già perso il conto, quindi non mi sembra abbastanza, una cosa abbastanza tattica. Però andiamo a aprire questo nuovo pacchetto. Ti prego, fammi trovare qualcuno di buono. Ti prego, fammi trovare qualcuno di buono. No. Ragazzi, sono passati un attimo 2 minuti e non ce la faccio più. No, fa veramente schifissimo. Magari all'inizio no, infatti io ho detto, ma dai, all'inizio ho detto, non è così cattivo, speriamo di fare qualcosa di buono. Ma dopo un po' che ne bevete, fa veramente schifo. Mi sa che mi servirà alla fine. Alaba, dai, Alaba, ti prego. Alaba, ti prego, ti scongiuro, fammi trovare qualcosa di buono. Ma mi sa che prima della fine del video il vomito me lo porto. Dai, ti prego, Alaba, ti prego, Alaba, ti prego, Alaba, ti prego, Alaba. No, 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 no. Andiamo a bere ancora. Ormai è quasi finito. Non ho ancora trovato niente nei pacchetti. Me lo tengo un attimo qua, scusate.
No, non c'è ancora niente, fortunatamente. Andiamo avanti, io me lo tengo qua, ragazzi, perché sto veramente rischiando, ve lo posso assicurare. È una cosa indecente. Oddio. Nuovo pacchetto, Vidal, Vidal, ti prego, Vidal. Almeno tu, Vidal, 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 ti prego, ti prego, ti prego. Non guardo. C'ho un alito che puzza. No, sì, 81, no. Ancora. No, ti prego. Sì, oddio. Oddio, sto malissimo. No, oddio, sto malissimo. Sto malissimo. Alaba, ti prego. No, no, qua è quasi finito, è quasi finito. No, 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 è quasi finito. Ti prego, ti scongiuro. No, ma si spero vale. Ti prego. Vale 950 crediti. Mi manca poco, non manca niente ancora.